Noi siamo futuro. È con queste parole che padre Giuseppe Morosini, nominato vescovo a Locri nel 2008, salutò per la prima volta la sua diocesi. Ed è con lo stesso spirito che oggi, promosso arcivescovo di Reggio Calabria Bova, affronta il nuovo incarico in quella che lui stesso definisce antica e nobile chiesa. Come migrante della fede, soldato in viaggio da un'anima all'altra, dopo 5 anni passati a curare le ferite di Locri, arriva da pastore nella sua nuova chiesa di Reggio Calabria Bova. Per salutare la sua vecchia diocesi di Locri e come augurio per il nuovo compito a cui è stato destinato, Monsignor Morosini ha così scritto una lettera toccante, nella quale, con queste parole, sottolinea l'impegno che lo ha sempre caratterizzato. Vengo da voi, carissimi, con entusiasmo, anche se umanamente mi costa tantissimo ricominciare a 68 anni. Mi conforta il fatto di trovare una chiesa ben organizzata e in cammino, alla cui testa dovrò mettermi ascoltando e condividendo, dialogando e compartecipando, in una scuola viva di vita, ove si insegna imparando e si impara insegnando, ove soprattutto viene posta la verità e la comunione alla base di tutto. Scrivendo queste parole, Monsignor Giuseppe Morosini conforta i cuori dei suoi fedeli. Da Locri a Reggio Calabria, in transito da una chiesa all'altra, per il bene dell'uomo, perché, come dice il Monsignore, il cristianesimo è una religione non asettica, ma radicata nella vita. Ed è un frammento della sua vita di ieri, identica a quella di oggi, che stiamo vedendo, seguendolo in una sua giornata, quando a Locri si alza alle prime luci dell'alba per andare incontro ai suoi impegni. Qui, nella diocesi di Locri, sono i tanti impegni e gli uffici che lo attendono anche oggi che ci faranno conoscere un momento dell'avventura spirituale di padre Giuseppe Morosini, frate dell'Ordine dei Minimi e vescovo. Questa è come si comincia la vita del vescovo generalmente, no? Io la mattina quando mi alzo prendo il caffè, così iniziamo la nostra giornata. Poi dopo, finita adesso, andiamo per la nostra preghiera mattutina. Apri le mie labbra. Sia onore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino ed Unico, nei secoli sia gloria. Amen. Il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Arrossiscano e tremino i miei nemici, confusi indietreggino all'istante. Mentre i miei nemici retrocedono, davanti a te inciampano e periscono, perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Sono diventato polvere e cenere.
Questa è la casa, la residenza del Vescovo di Locri. Non vi meravigliate se mi trovate con quest'abito non consueto per un Vescovo, ma io sono un Vescovo religioso dei Frati Minimi di San Francesco di Paolo. Ecco, se questo è il mio fondatore, San Francesco di Paolo, che è vissuto nel secolo XV. Minimo significa capire il limite che uno ha e capire che non può mai andare e raggiungere la perfezione in niente. Allora deve mettere al massimo la buona volontà, ma saper accettare poi i risultati che le sue capacità gli consentono e che Dio gli consente di realizzare. Sor Bernardè. Sì, mi dica, eccellenza. Vedi un po' la posta, se è arrivato. Sì, vado subito. Già aperto? Avanti! Ciao sorella! C'è sua eccellenza? Sì, avanti, sì. prego, sì. Dove mi posso stare? Sì, prego. Gentilissima. Avanti! Prego, prego! Buon signore, benvenuto, vi aspettavamo. Carmela, buongiorno. Io vi ho convocato per la Caritas, per vedere un po' assieme, anche dopo questi fatti recenti che sono accaduti, ma anche in prospettiva di quello che deve essere il futuro lavoro. Ma stanno funzionando questi centri di ascolto. Sono partiti in tutte le realtà. Pure ad Ardore è partito. Qua c'è scritto distribuzione alimenti a circa 600 famiglie. Poi tu mi parli di hai ascoltato, hai assistito 300 persone. Ma solo a parte di questi alimenti delle 600 famiglie. A soldi come siamo adesso? Finiti? Siamo male messi. Ah sì? Thank you.
gli do una lettera da portare a padre Giuseppe. Sta accumulando di nuovo la spazzatura. Ah, guarda quando ce n'è qua, guarda là sotto quando ce n'è. Poveri noi, già da 2 anni fa, ricordo ad un'assemblea di sindaci alla quale mi hanno invitato, dicevano vedrete fra un paio d'anni cosa sarà la spazzatura in Calabria. Sono passati 2 anni, non hanno avuto la prudenza, la preveggenza di impegnarsi a trovare una soluzione. Il pensiero di una politica che deve prevenire, non ce l'hanno manco per l'anticamera del cervello. Buongiorno. Questa è una lettera che ho ricevuto, non ho intenzione di rispondere. Leggetela pure voi. Buon viaggio. Grazie. Il liceo, dov'è? Buongiorno. Sono disorientato il liceo. Il liceo, allora, dritto a destra va bene. E a sinistra del palco di ferro. Ho capito perfettamente. Va bene? Grazie, arrivederci. Buongiorno. Ecco quello del liceo, vedi? Ho la bandiera là. Caro padre, benvenuto di nuovo, buongiorno, come sta? Questo è per te. Che significa questo è per me? È per te, leggetela, poi per parliamo. È per sua eccellenza? È per lei. Va bene, ma dopo la cosa ci vediamo da sotto? Sì, 5 minuti per vederci da sotto. Carissimi ragazzi, la fede religiosa non è qualcosa che si stacca dalla vita, ma entra nella vita. Con la scuola, la famiglia, la chiesa, le istituzioni, vogliamo far crescere voi le vostre coscienze perché possiate assumere poi quella maturità umana, quella maturità sociale e politica che servirà poi a tutta la cittadinanza. Ma è come oggi, la scuola deve essere il luogo dove noi ci educhiamo alla ricerca della verità, alla tolleranza, se siamo schierati su diversi fronti. Quando io a Porsi ho detto che la Chiesa si apre al perdono anche dei mafiosi, ricordate la stampa mi attaccò dicendo chi ero io da dare il perdono? Io non sono nessuno da dare il perdono. Ma non posso strappare una pagina di Vangelo che ci dice perdonate ai vostri nemici. La Chiesa concede il perdono a chi si inginocchia e dice ho sbagliato, mi voglio convertire. Ma questo discorso non è accettato da tutti. Cristiani non si nasce, ma si diventa. E si diventa quando si sceglie. Sono il vescovo, vi riscendete? Facciamo la riunione?
Vi aspetto giù. Sto venendo per te. Non dico, magari tu sei di autore. Non dovrebbe essere, ma dovremmo anche mangiare qualcosa. Ma meno male che ti aspettavi qua. Dai, sono dei momenti in cui il vescovo parla con i suoi sacerdoti ed è bene che abbia una privacy da rispettare, per me e per loro. Guardi che belle ciliegie che ci sono, eh? I duroni, vedi? Questi sono i duroni. Va bene, se volete. 3 o 4 kg comprale, che le mettiamo nei boccacci gli altri. Grazie. Signora, ci mangia? No. Ancora no? No. È 12 e mezza. A quando? 12 e mezza. Ci mancano 10 minuti. Chiude. Più no. Sì, sì. Oggi 10 minuti. No, no, no. Ma può accomodare. Ma quello che io qualche minuto di Dio manca comunque. No. Per 5 minuti poi ti insegnare. Le notizie fresche? Io in una riunione che abbiamo fatto ho detto basta con la politica dell'anti, dobbiamo proporre cose per la Locride. Lo sappiamo che in certi ambienti il peso della famiglia è sulla donna, l'uomo a quelle volte è completamente assente da quella che è la vicenda familiare, lo sappiamo questo, che non lo sappiamo. Sì, però quello che si notava spesso, no? Che la donna fa tutto e gestisce tutto anche nell'ambito educativo, però i figli hanno come modello il padre. I maschi. I maschi, purtroppo, sì. Lo dicevo io poc'anzi, purtroppo questa, e questa è la verità. Sarà gran difficile poter uscire questa da una certa mentalità. Purtroppo, io glielo dico spesso, no? Anche quando faccio gli incontri così con i genitori, dico, voi mamme, voi fate tutto, siete delegate a fare tutto, seguite questi figli per anni, però i vostri figli seguono l'esempio dei padri, voi mi dovete spiegare perché questa storia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Oremus, benedicti Domine nos, et tec tua dona, qued et tua largitate sumus sunturi, per Christum Domino nostro. Amen. Grazie dell'invito, buon pranzo a tutti. Benvenuto. Perché l'appetito c'è. Poi bisogna vedere che il pranzo sia buono. Aspetta, la chiamata esterna, perché la crisima completi il cammino della vita cristiana. Allora, perché noi continuiamo ancora a insistere? Perché si parlava di... Che deve essere la crisima a completare il cammino di vita cristiana. Io penserei più ad un fatto di convincere i genitori a non far fare i sacramenti e fargli fare le tavole. Sì, vabbè, questa è una bella storia, ma non viene qua, è impossibile. È impossibile questo. Eppure ci arriveremo. Uno dei regali che va più in voga nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, da parte dei genitori ai figli, è regalare il fucile. E vanno nei boschi, nei prati, così, a fare tiro a sé. Qui a Bovalino? Nel circondario. Sono aumentate le registrazioni di porto d'armi. Porto d'armi? 14% o 15%. In giro di un anno? Dall'anno scorso. Perché io l'altra volta in una predica ho detto, a Platì proprio, che avevo saputo che per la cresima avevano regalato il padrino al proprio figlioccio una pistola. Sì, che sì. Diventava segno di maturità. Sì, sì. Adesso voi mi date questa informazione? Però si sa comunque che ci sono queste realtà qui, questo si sa. E iscrivono, mi dicevano anche l'altro giorno, sentivo, che iscrivono i figli al tiro a segno, è aumentato in modo esponenziale il tiro a segno. We'll be right back.
Lei come sta? Bene, ti avviso che le margherite sono già fiorite, sì? Sono più belle delle tue di qua. Le, ancora non sono fiorite. Da te non sono fiorite ancora, da me invece sono già fiorite tutte. Ma vedo novità, cioè hai piantato altre piante. Hai avuto vento in questi giorni. Ma l'abbiamo avuto noi forte giù, pensa. Ci ha spezzato i pomodori, ci ha spezzato. Nico, cominciamo a raccogliere gli attrezzi, ci cominciamo a preparare per ritornare. Adesso anche, anche la sua vita, perché ho letto lì che tutti i giorni ce l'ha pieni, occupati di mattina, di sera, padre Marico. Dico io, insomma, il vescovo uno quando lo può trovare? Fare il tu prenotati, ah, uno si anche deve... di notte si... mi chiami... Lo spazio di tempo per il padre Ernesto c'è sempre. Padre Giuseppe? Sì, allora, per oggi pomeriggio le udienze sono confermate. Il vescovo vi aspetta, andiamo di là. Perfetto, sì, perfetto. Non c'è anche Gianni che è da piccola persona. Sì, ma non è solo il che è di volevamo presentarci a voi per dirvi più o meno i nostri obiettivi sul territorio e qual è stato il nostro motivo della costituzione dell'associazione culturale. Questa associazione mira innanzitutto come prima fase all'aggregazione sociale. Andate avanti, cercate di lavorare, quello che è importante è non disperdere ma di raccogliere, no? Perché Antonimina è già piccola, divisi in alcune frazioni che non sempre vanno d'accordo. Allora, un'altra associazione, se non ha come obiettivo quello di promuovere sempre più l'unità, perché quanto più si è divisi, tanto meno si è incisivi in quelle che è la vita di un paese, soprattutto quando queste associazioni di diverse frazioni diventano concorrenziali tra di loro. Non fate fuoco di paglia, come si usa dire dalle nostre parti. È la novità che fa l'entusiasmo e poi magari la quotidianità che ha fatto scemare, sì, insomma. Sì, sì. No, cercheremo di farci distinguere, nel senso di portare avanti questo entusiasmo anche nei momenti più difficili che si presenteranno sicuramente come ogni cosa. D'accordo allora. Arrivederci, arrivederci. Allora, non prima delle 10 stasera, eh? Però il Papa è stato sbagliato. Il Papa sì. Gli ho detto lo scopo di questa chiesa, gli ho detto che avremmo
avremmo voluto dedicare questa costruzione e tutta l'attività che si svolgerà in questa chiesa al futuro della Calabria, al rinnovamento, soprattutto alla vittoria su quelle forze del male che purtroppo ancora insanguinano fondatori di questa comunità. È un laico, è chiaro che è partito con un movimento spontaneo senza un interesse da parte della diocesi, poi piano piano la diocesi ha cominciato a garantire fino a quando sono arrivato io 5 anni fa e l'ho dichiarato come riconosciuto dalla diocesi come luogo di preghiera e di pellegrinaggio. Posso dire che sia il fondatore dell'opera che le persone che gli stanno accanto sono state sempre molto, molto attenti a quelle indicazioni che io ho dato, per cui le cose sono andate avanti tranquillamente e serenamente, non c'è mai stato nessun contrasto da parte della Curia diocesana in questo movimento. Pronto? E siamo usciti da Roccella adesso. Va bene, a tra poco. Salve. Più semplice così. Ma la pergamena va letta in latino o in italiano? La pergamena la legge lui? Sì. Dopo 45 anni, finalmente siamo giunti al momento di porre la prima pietra della stupenda Basilica della Madonna. Come un sapiente architetto, io ho posto il fondamento, un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce. Da San Paolo abbiamo sentito che lui come bravo architetto ha costruito la Chiesa nel senso che ha portato il cuore dei credenti alla comprensione che Cristo deve essere il centro della vita. Siamo grati a Dio, veramente di vero cuore. Siamo grati a Dio per questa grazia che ci concede di vivere in questo momento. Bene, adesso ascoltiamo la lettura della pergamena di benedizione della prima pietra. Perché sapete che quando sei in Vaticano ti spingono da tutte le parti, anche se sei vescovo. Allora per paura che non mi facessero fare quello che volevo, far firmare al Papa la pergamena, gliel'ho portata proprio quando sono andato a baciare la mano. Da qui non mi caccia nessuno. Ma sono arrivato. Ma sono
Cardinale l'ha adattata alla grande delusione, lui che sta mandando all'aria tutte le regole. C'è una grande domanda, lui, santità, c'ho qui una pergamena da far firmare. E cara eccellenza, il protocollo lo vieta. Proprio tutto lo dice questo, il protocollo lo vieta. Poi sono andato dietro e venuto il suo segretario per qualche cosa gli ha portato al Papa. Ho detto una pergamena, domani la faccio firmare io nella sua stanza. E poi ha messo una firma il Papa, che se la vedesse, ci vuole la lente di ingrandimento per la vedere. Ma piccola, 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 piccola.